Sono Sabrina, ho 47 anni, vengo da Bari. Potrei dire che sono un potpourri, nel senso che sono variegata, dolce, passionale, ma anche rigorosa e tenace. Direi che forse la tenacia è stata anche la caratteristica principale che mi ha portato anche a affrontare e superare diverse avversità della mia vita. Buonasera. Che bella donna. Grazie. Sta veramente benissimo. La ringrazio. E mi piacciono anche i cuori. A tema. Esatto. Fino a qualche mese fa avevo deciso fermamente di non riapprocciarmi più agli uomini, bastandomi da sola. Sta veramente molto bene, l'abito le dona. Grazie mille, troppi complimenti, non sono abituata. Come no, non ci credo. Allora, l'accompagno al suo tavolo? Mi segua pure. Sì. Prego. Adesso desidero e voglio riscoprirmi innanzitutto come donna. Prego, si accomodi pure. Perché no riavventurarmi in una bella situazione? Perché credo di averne diritto. Da dove arriva? Io vengo da Bari. E nella vita invece cosa fa? Io sono impiegata in un'agenzia di assicurazioni. Ok. E nel tempo libero invece cosa le piace fare? Sono innanzitutto una sportiva. Ok. Io da ragazza ho fatto pallavolo a livello agonistico. Da circa 7 mesi mi sono dedicata un po' alla scoperta del canto. Come consiglio terapeutico seguo delle lezioni di canto jazz, perché cominciavo ad avere problemi di afonia per un discorso proprio di nervosismo. Quindi l'uomo che incontrerà questa sera avrà molto da scoprire. Speriamo. Non so se nota qualcosa di strano su questo tavolo. Sì. Qualcuno che sta per arrivare per lei? Sì. Ci ha detto di farle recapitare una cosa. Lo devo aprire adesso? Certo. Mi piacerebbe vivere veramente con leggerezza, potermi rapportare con una persona senza ansie. Dovrebbe essere un'araba? Fenice. Un'araba fenice. Mi incuriosisce. Un uomo che le manda un'araba fenice, che tipo di uomo può essere? È un uomo che sicuramente è diventato cenere e poi è rinato anche lui, come magari è capitato anche a me. È rinata anche lei, quindi? Sì. Io ho sofferto parecchio in una relazione in cui avevo investito, purtroppo però si è rivelata abbastanza fallimentare. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato veramente di non riuscire a trovare una via di uscita. Perché poi purtroppo sono stata vittima di violenza. Poi piano piano si riesce a riprendersi la vita in mano. Allora io da donna le auguro che questa sera per lei ci sia veramente una rinascita. Grazie. Vorrei che questo fosse un appuntamento dove ripartire come se fossi la ragazza di 19 anni che incontra il suo fidanzatino. Grazie mille. A più tardi. Grazie. Più tardi. Mi chiamo Diego, 47 anni, vengo da Napoli e sono un personal trainer. Prima nella vita facevo tutt'altro, mi occupavo di informatica. Lo sport mi permette di stare a contatto con centinaia di persone tutti i giorni. Non è solo fare quella serie da 10 ripetizioni di un esercizio e far sorridere le persone che magari arrivano in palestra con i loro problemi e con tutto quello che si portano dietro. Devono uscire, devono tornare a casa sorridenti e stando meglio. Buonasera. Buonasera. Diego. Diego. Ben arrivato. Grazie. La stavamo aspettando. Grazie mille. Io sono stato sposato 7 anni e la fine del mio matrimonio ha significato un momento di rottura con tutto il passato. Mi aspetti pure qui, arrivo subito. Sì. Quindi, oltre alla mia vita personale, ho voluto cambiare anche tutto il resto, ma davvero tutto. Come si sente? Molto bene. Mi fa molto piacere. C'è già una persona veramente splendida per lei e quindi sono davvero contenta di accompagnarla.
Prego. Oggi ho decisamente voglia di innamorarmi. La persona che cerco deve essere decisamente una donna con cui ci sia complicità. Ciao. Ciao. Diego. Sabrina. Ciao. Siete mia. Ciao Sabrina. Ciao Diego. Di dove sei? Io sono di Bari. Ah, ok. Io di Napoli. La prima cosa che mi colpisce in una donna è il sorriso. Quindi anche tu del sud? Sì, anch'io, quindi non siamo tanto lontani. No. E il modo in cui una persona sorride, secondo me, dice tanto. Innanzitutto vorrei capire la natura di questa... L'araba fenice è il simbolo della rinascita. Io prima facevo l'imprenditore, avevo un'azienda informatica, ero sposato, poi mi sono separato. L'attività lavorativa che avevo l'ho voluta cambiare perché volevo davvero voltare pagina. Infatti oggi mi occupo di sport. A questo appuntamento non voglio arrivare con le difensive, anche perché non mi sembra giusto. Signori, vi lascio il nostro menù. Grazie. Grazie. Prego. Questa la prendo io, ve la restituirò all'uscita. Grazie. Prego. Cercherò di approcciarmi con la spontaneità e la serenità. Sei stato quindi sposato, separato hai detto? Sì, sono separato e io ho due figli. Perdonami, relazione, matrimonio è finito per? Il matrimonio è finito perché era finito proprio il rapporto tra di noi. La mia vita matrimoniale era diventata veramente... è brutto come termine, però era diventata buia e volevo rivedere la luce. Perché sai, a volte quando sei preso dal lavoro, dalla famiglia, dai figli, dagli impegni della vita, si perde di vista quello che è la relazione. Quando quella persona non si interessa più a te e non c'è più quel rapporto, insomma, è una cosa che poi inizia anche a far male. Io penso che durante la vita ci si faccia male per forza. Non si può stare al sicuro, però bisogna reagire bene alle opportunità che ci vengono e prendercele tutte. Una relazione breve, media, di lunga durata, non importa, però deve essere sempre un arricchimento. Assolutamente, non deve togliere. Molto spesso si nasce con l'idea che le relazioni siano fatte di sacrificio, come dire, assecondare, e poi invece capisci che non è così. C'è l'abitudine di pensare che l'amore sia quasi sofferenza. Attraverso le mie esperienze ho capito che invece in amore non si deve soffrire. Ho avuto qualche anno fa una relazione finita non piacevolmente. Diciamo, la violenza non è subito una violenza fisica. Nel mio caso era innanzitutto una violenza psicologica, dove c'era la privazione dei tuoi interessi, la privazione delle tue amicizie. Io mi sono ritrovata in queste relazioni tossiche, di relazioni che poi nella loro tossicità possono avere anche dei riflessi molto negativi, possono finire anche male. Io sono una sopravvissuta. Una domenica di luglio, per la prima volta, mi ha alzato le mani. Quindi venne proprio come una furia, fece due salti proprio per aver chiesto di uscire. E poi invece ti rendi conto che è proprio un modo di fare che non annovera assolutamente il vero senso del significato dell'amore. Quello sguardo che mi aveva tanto, come dire, colpita, invece poi si era magicamente trasformato. E quindi... Senti, voglio dirti una cosa. C'è una persona che ne ha passate di pesanti. E mi dai l'idea di essere proprio esattamente il tipo di persona che non si è meritato questo, perché... Ma non se lo merita nessuno. Non ho pianto per l'amore sfumato. Quelle volte in cui ho pianto per non essermi fatta rispettare. Ed è quello che magari voglio vedere negli occhi di chi potrò incontrare.
Quello che io ritengo invece come elemento particolare è la possibilità di risentire quella inspiegabile fiducia.